Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo video della Toyota Celica. Partiamo ringraziandovi per le visualizzazioni e i commenti che ci avete lasciato, che ci hanno fatto veramente tantissimo piacere. Grazie, vi invitiamo sempre a commentare, dire la vostra, criticare, fate tutto quello che volete, tanto noi non ci offendiamo. Oggi partiamo subito col botto, siamo già in pista, in strada, scherzo. Da cosa possiamo partire? Nell'altro video non ho specificato poi perché mi sono scordato. Vi avevo detto che avevo montato un assetto Vogland regolabile, Kayaba regolabile con delle molle Vogland. Sono poi passato a un coilover Tain Street Advance. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire passare ad una molla stretta, passare a una regolazione del precarico, passare a una regolazione dell'altezza. L'auto si comporta in una maniera molto più aggressiva, perso comunque morbidezza, pur essendo un assetto molto stradale, come lo dice anche il nome stesso, ma diciamo che siamo su un altro livello. Poi Tain è comunque un nome, una garanzia di qualità, di costruzione, materiali, lo sappiamo un po' tutti, penso. Cosa si nota di altro in una guida con queste modifiche? Andando ad una velocità di crociera legale, senza fare comunque cose strane, si sente poi il sound, la prima cosa. Ne esce dallo scarico il TRD, collettori, catalizzatore Brain, che ha fatto comunque anche lui il suo lavoro in questo senso. Lo scarico è in generale molto tranquillo, non è per nulla invasivo in questa configurazione. Ovvio che non appena si sale di giri, questo diventa vero rabbioso. Mi è rimasto impresso un fatto: una volta un signore con un Porsche Carrera mi ha fermato appositamente per farmi i complimenti. Sono rimasto veramente stupito e mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Detto questo, diciamo che se si va comunque così piano, le differenze sono poche. Si nota poi comunque una frenata molto più pronta, sempre derivante dalle pastiglie sportive, che in questo momento vi dico, siccome l'altra volta non l'ho fatto nello specifico, in questo momento monto delle Roche modello XC4, che sono comunque delle pastiglie di alta gamma, però non estreme. Non ho ancora avuto modo di provarle in pista queste, quindi non posso darvi un parere nello specifico, ma devo essere sincero, su strada si comportano veramente molto bene. La frenata risulta fin da subito modulabile, ma anche molto secca, quindi se uno va a premere più a fondo il pedale avrà una frenata molto decisa. Detto questo, però, si possono utilizzare tranquillamente per la guida di tutti i giorni. Poi tutto quello che è il resto dell'auto ti fa sentire quando cominciamo ad andare più forte, poiché sound che ne deriva magari dall'aspirazione, l'intervento del differenziale autobloccante, questo ovviamente per logica lo si avverte se uno comincia a guidare in una maniera più sportiva. La cosa che poi invece uno si accorge subito, rimane stupito, è il cambio. A parte che il cambio della Celica, a mio avviso, già da originale era portato in una maniera eccellente, nonché ha degli innesti precisissimi, non ha un minimo impuntamento, non ha quella sensazione di leva di cambio molla, spugnosa. È un cambio veramente eccezionale. Una cosa che mi ero dimenticato: il montaggio delle boccole in ottone, che vanno a sostituire quelle originali, queste vanno a migliorare e ad aumentare quella sensazione di cambio duro e crudo. Tant'è che se una persona lo prova la prima volta, ha quasi la sensazione di trovarsi di fronte a un cambio rotto. In realtà è un cambio che funziona bene, benissimo. Purtroppo oramai siamo abituati, sono abituate le persone ad avere cambi veramente morbidissimi, fin troppo. Innesti non così precisi. Ecco, questa cosa nella Celica non avverrà mai, né da originale né tantomeno con queste modifiche. Parlando invece della rapportatura del cambio, come vi ricorderete, ma comunque per chi magari non ha visto il primo video, io monto il cambio della Celica TS, nello specifico il modello è il C64. Cosa differisce questo cambio rispetto a quello originale della VVT? Ovviamente i rapporti accorciati. Nella VVT la sesta marcia è di riposo, difatti la velocità massima la si raggiunge in quinta. Montando questo cambio della TS su una Celica VVT, la sesta marcia invece risulterà di tiro. Difatti io, facendo alcune prove, ovviamente sempre in strade chiuse al traffico, sotto il vigile sguardo dei nostri tutori della legge, ho raggiunto la velocità massima utilizzando la sesta marcia, e addirittura in questa configurazione si riesce a prendere il limitatore in sesta, il che è una cosa, uno potrebbe pensare, quasi esagerata. In realtà è bellissimo, ma si raggiunge dopo ovviamente un po' di slancio, non è una cosa così immediata. Però devo essere sincero, il cambio così rapportato
ha stravolto completamente la macchina, ma questo lo si nota veramente nella guida di tutti i giorni anche, perché facilmente, se una volta si doveva scalare una marcia per un sorpasso, cosa che su un motore aspirato è abbastanza normale, adesso diciamo che molte volte non è neanche così obbligatorio. Quindi questo rende la guida molto più fruibile, poiché si cambia di meno proprio letteralmente. Per farvi un esempio, in questo momento siamo in una strada in salita, io sono in terza, non c'è assolutamente bisogno di scalare una marcia, perché l'auto comunque, a parte che il motore ha già una schiena molto buona di serie, ma con questo cambio non c'è bisogno di scalare in seconda, ovviamente senza fare una guida sportiva, ma semplicemente l'auto in terza è tranquillissima, a quei quasi 3000 giri, sale senza problemi. Ora, per dire, c'è un tornante, ora qui potremmo anche scalare in seconda, ma io lo voglio fare addirittura in terza, giusto per provare così anche. Come potete vedere, è vero che l'auto scende parecchio di giri, però non patisce così tanto questa, diciamo, marcia in più. Ora io magari scalo una in seconda per farvi vedere, ovviamente lei risulta molto più scattante, tra l'altro la progressione è stupenda. E qui interviene invece il differenziale, perché quando uno comincia un po' a tirare, bello di avere un differenziale autobloccante è questo. Puoi anche scordare, diciamo, di parzializzare il gas, poiché questo aiuta tantissimo nell'uscita di curva, non ti permette proprio pattinamenti, si riduce tantissimo ovviamente quindi il sottosterzo, cosa che quest'auto non ha, diciamo, già di natura di per sé, anzi è un'auto molto sovrasterzante, il che la rende bellissima ed entusiasmante nella guida molto sportiva, poiché si può permettere di guidare anche in maniera un po' sporca, andando ad alleggerire il posteriore, che è tanto leggero da originale. Poi la guida alla Peugeot 106, anche se non è proprio così, ma ci si avvicina. Ragazzi, siamo arrivati alla nostra destinazione e questo era un piccolo video senza troppe pretese, diciamo che era più che altro per spiegare, illustrarvi un pochino la guida di tutti i giorni che si può presentare con la Celica in questa configurazione. Vi ripeto, io questa è l'unica auto che ho, l'unica auto in mio possesso, quindi ci faccio tutto: spesa, giretto, scampagnata, giro un po' più spinto con gli amici, pistata, ci faccio tutto. Quindi ragazzi, vorremmo un pochino spiegare questo, che poi è sulla Celica ma può essere su tutte le auto di tutti quegli appassionati che hanno un'auto sportiva e si stanno chiedendo: ma posso anche usarla per fare questo? Certo, va tutto contestualizzato e ad auto utilizzo, però era solo così, senza troppe pretese. Diciamo che il video comunque si conclude qui, non vogliamo aggiungere altro né dilungarci troppo. Nei prossimi video, il prossimo video soprattutto, vorremmo portare invece una guida molto più sportiva, molto più spinta, con riprese on board, riprese esterne, fisse, di passaggi. Il prossimo video sarà così, quindi ve lo anticipiamo. E lo faremo soprattutto, la cosa interessante, andando a paragonare il comportamento della Celica con altre auto. Ed è interessante perché avremo modo di provare tanti mondi. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora per il supporto, mi raccomando commentate, diteci quello che vi piace, che non vi piace, tutto quello che volete. Ciao ragazzi, dal vostro amico Silvio e Alessio. Ciao ragazzi, anche da parte mia, da dietro la camera. Al prossimo video.